La volete sapere una cosa veramente da incubo, veramente da orrore? Arti grafiche Tuccillo. Salve carissimi amici YouTube, qui è Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi vi parlo di Batman Cavaliere Maledetto, che ho qui nell'edizione RV Lion, uscita qualche tempo fa. Qua c'è ancora il logo vecchio della DC, proprio vecchio, cioè proprio di che periodo stiamo parlando. Che cos'è questo volume? Questo volume è un volume uscito, credo originariamente in America, vado a vedere la data, nel 96, poi dopo riproposto, rieditato, tutto quel che volete. Non so bene quando le storie contenute all'interno di questo volume siano uscite, credo negli anni immediatamente antecedenti, quindi tra il 92 e il 94, 94-96, in quel periodo lì. Sono tre speciali di Halloween usciti per la collana Legend of the Dark Knight, tutti e tre scritte da Jeff Loeb per i disegni di Tim Sale e che vedono come protagonista Batman. Ma voi direte, ma certo, questo è il team creativo di Batman il lungo Halloween. Sì, ma questi sono i tre speciali che sono usciti negli anni antecedenti. Diciamo che questo speciale di Halloween, un po' arrabattato, vede comunque delle storie ambientate nel periodo di Halloween, che magari non conoscete e che magari vale la pena riscoprire. Dopo la sigla vi dico qualcosa di più delle tre storie che compongono il volume, quindi un volume che contiene tutti e tre questi speciali di Loeb e Sale, usciti all'inizio degli anni 90, dedicato alle avventure del crociato incappucciato, in questo caso un cavaliere maledetto, 190 pagine indicativamente. Sigla. Il volume si apre con Scelte, una storia che vede il nostro cavaliere oscuro avere a che fare principalmente contro lo spaventapasseri. Quale miglior scelta di fare una storia dell'orrore se non quella di utilizzare lo spaventapasseri? Uno spaventapasseri che sta infestando le strade di Gotham City e che, nonostante Batman sia riuscito a catturarlo, riuscirà comunque a tenere sotto scacco la città, evadendo. In tutto questo il nostro protagonista, il nostro Bruce Wayne, avrà a che fare con una dolce ragazza, una ragazza parecchio avvenente, parecchio capace di metterlo in scacco, una bella ragazza, una ragazza che sembra quasi comprenderlo e col quale lui si sente finalmente felice, si sente finalmente a casa. Avrà ovviamente a che fare con la tossina dello spaventapasseri, che riusciranno su di lui ad avere un effetto pieno di ricordi, di feels delle sue origini, in una lunga storia che, devo ammettere, è stata estremamente piacevole, che vede per l'appunto la forte contrapposizione tra Bruce Wayne e Batman come suo estremo punto di forza. Le visioni oniriche fornite dallo spaventapasseri sono piuttosto riuscite e ben congegnate. In definitiva, una prima storia, quella che apre questo volume, che in realtà è anche quella che mi è piaciuta di più, piuttosto ricca e corposa, e che mette in scena non solo Batman ma anche, diciamo così, il suo alter ego, Bruce Wayne. Una storia molto molto piacevole che già mi aveva convinto e mi avrebbe fatto dire ok, quest'album vale la pena leggerlo. Si prosegue poi con Follia, che vede Barbara Gordon giungere a Gotham City e unirsi a quello che sarà poi il suo patrigno, James Gordon, Jim Gordon, e abbiamo quindi una storia che ha come sua sottotrama la volontà di questa ragazzina, tutto sommato, di vivere una vita indipendente, di avere quel briciolo di possibilità di fare quello che vuole il 31 ottobre a Gotham City, di poter andare in giro a fare dolcetto scherzetto con chi vuole, tanto è abbastanza grande e matura e non dovrebbe avere problemi. Il problema è che in questo periodo sta girando un certo cappellaio matto, che vedete è qui, contro il quale Batman sta di fatto combattendo, né più né meno,
Un cappellaio matto che è estremamente fissato, questo lo sappiamo piuttosto bene, con Alice nel Paese delle Meraviglie, e vorrà a tutti i costi ricreare un ambiente da pranzo di buon non compleanno, da festa di buon non compleanno. E in tutto questo, con un atto un po' magari di forzatura da parte di Jeff Loeb, si cerca di mischiare il passato di Bruce Wayne proprio con l'opera di Lewis Carroll. In questo caso abbiamo infatti Martha Wayne, la madre, che ha raccontato e raccontava proprio la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie al piccolo Bruce Wayne proprio quella sera, la sera nella quale è successo il fattaccio. Di fatto, quindi, questa nemesi, il cappellaio matto, risulta essere non solo l'avversario di questo numero, ma un forte collegamento col suo passato, con ciò che era e ciò che dovrà essere e diventare. La scena finale, devo ammettere, mi è piaciuta, perché comunque c'è piuttosto una tensione piuttosto palpabile, anche perché il cappellaio matto rapirà la nostra Barbara Gordon, e quindi non si sa bene come le cose possano andare a finire. Un'escalation di tensione abbastanza palpabile e tangibile nel corso della narrazione. Una seconda buona storia. Ma poi è arrivata la terza storia, la storia conclusiva di questo trittico di storie di Halloween, intitolata Fantasmi, dove abbiamo uno stranissimo pinguino che attacca Villa Wayne, fa un pochettino di caos, Bruce Wayne torna diciamo a casa dopo aver combattuto contro il pinguino, stanco, sfatto fondamentalmente, e riceverà, come nella tradizione del classico di Natale di Dickens, Il Canto di Natale, la visita del padre, che lo informerà che si sta costruendo una catena che lo attanaglierà sempre di più, e dovrà fare delle scelte per il bene e per il meglio, e per fargli vedere che cosa è successo, che cosa potrà succedere, che cosa succederà, tre spiriti giungeranno al nostro Bruce Wayne e gli mostreranno il fantasma degli Halloween del passato, del presente, del futuro. Ok, dopodiché, al di là del fatto che si inverte la festa cambiando da Natale ad Halloween, il resto è quanto di più dickensiano ci possa essere, con delle reference veramente fortissime. Chiaro, è interessante l'uso di certi determinati villain come spiriti, ecco, degli Halloween del passato, del presente e del futuro, ma è pur sempre un modo per riflettere su sulle condizioni, su chi sia Bruce Wayne e su come effettivamente a volte perda un po' quella lucidità di massima per poter essere poi davvero il salvatore di Gotham, ma che allo stesso tempo non deve perdere se stesso. Questo è un po' quello che ci ho letto e quello che ci ho trovato all'interno di questa edizione che, come vi dicevo, è in questo caso specifico, questa edizione qui, che è l'edizione del 2012, aprile 2012, fa stranissimo leggere Batman Cavaliere Maledetto uscito ad aprile. Non capisco il perché di questa scelta, cioè palesemente un albo che deve uscire ad ottobre, ma al di là di questo, quello che dicevo a inizio video è assolutamente vero. Questo è un albo stampato da Arti Grafiche Tuccillo, quindi nel caso in cui vogliate recuperare quest'opera, non recuperatela in questa edizione, ve ne prego, perché possono non piacere i disegni di Sale, perché comunque è uno stile molto particolare, molto, tantissimo d'atmosfera, ma tra pagine sfocate, righe contro righe, macchie contro macchie, pagine sfocate, persino la pagina interna con i credits è sfocata all'inverosimile e si fa fatica a leggere i crediti, tanto è stampata male, quindi nel caso non recuperate questa edizione, come ho fatto io ad un Rimini Comics qualche anno fa, trovandolo in forte sconto, a meno che per l'appunto non lo trovate in forte sconto, e in quel caso magari ve lo fate andare bene comunque. Però ecco, sono abbastanza pentito dell'acquisto fatto, più che altro per la resa. Ci sono delle pagine che, altro che i Bonelli di adesso, che sono tutti macchiati. Peccato che non mi fossi fatto delle reference specifiche, però
ecco, tenete conto che se comprate quest'albo in questa edizione nello specifico, troverete, ecco, questa in realtà può andar bene. Vedete un sacco di macchie nere attorno a tutte quante le didascalie, il gran inchiostro sbavato all'inverosimile, e l'albo è, non ha tantissime pagine così, ma sfocature come se piovesse, macchie come se piovesse, strisce di inchiostro come se piovesse. Ma ormai lo sappiamo, il mio amore per arti grafiche Zuccillo è noto e risaputo, e stranamente è stato il mio incubo per Halloween. Che ci volete fare? Questo è un po' quello che avevo da dire per voi per oggi. Da Francesco della soffitta di camera mia è davvero tutto. Vi chiedo nello spazio commenti se conoscevate queste tre storie, se le avete già lette, se le recupererete nel caso, o comunque nel caso le opere fondamentali di Lo e Besail sono e restano Il lungo Halloween e Vittoria Oscura, e cercherò magari prima del prossimo Halloween di leggerle e dirvi la mia su quelle storie. Ci proviamo, perlomeno ci proviamo. E questo è davvero tutto. Ciao!